Ciao ragazzi, scusate i 5 minuti di ritardo, ma ho avuto un po' di problemi di connessione. Grazie di essere venuti, di essere qui presenti in questa diretta dove farò una lettura di tarocchi interattiva. Ovviamente farò una lettura in primis generale per vedere un po' l'andamento della prossima settimana e utilizzerò un oracolo molto speciale perché è un oracolo astrologico, quindi utilizza gli elementi, i pianeti e i segni zodiacali, in modo che in questo modo io posso vedere esattamente il settore che maggiormente verrà influenzato per voi la prossima settimana, è anche l'energia che ci sarà, l'energia che viene determinata sia dall'elemento, ma soprattutto dal pianeta che verrà fuori. E mentre aspettiamo che si collegano un po' di persone, vi voglio annunciare che finalmente è uscita la data del mio libro Guarigione Sciamanica, il 24 di settembre, quindi è già preordinabile su tutti i siti, quindi su Amazon, sul Giardino dei Libri, su Macrolibrarsi, su tutti i siti online e poi ovviamente dal 24 lo troverete anche in tutte le librerie. E vediamo un po' chi si sta collegando. Ciao Jenny, ciao Fede, ciao Franci. Allora, intanto vi faccio vedere il retro di questo oracolo e lo divido in tre perché una parte rappresenta gli elementi. Quindi vedete acqua, fuoco, aria e terra. Un'altra parte dell'oracolo ci sono i segni zodiacali, bilancia, toro, sagittario e così via. E poi un'altra parte abbiamo tutti i pianeti, quindi Sole, Marte, Venere, Mercurio e così via. Allora, intanto inizio a meschiare i vari mazzetti e ovviamente, come già sapete, vi chiedo di portare l'attenzione sul cuore intanto e chiedere alle vostre guide di aiutarvi nella scelta del gruppo di carte che meglio rappresenterà per voi l'andamento della prossima settimana. Ok. Poi, come sapete, quando avrò finito questa lettura generica, mi concentrerò, utilizzando invece gli arcani maggiori dei tarocchi, mi concentrerò su alcune domande specifiche, quindi se già avete qualche domanda da pormi potete già scrivere perché abbiamo Valerio connesso qui con noi, saluta Vale, Ciao a tutti. che leggerà le vostre domande. Io ovviamente o faccio una cosa o faccio un'altra, sono un uomo, non riesco a fare due cose contemporaneamente, quindi abbiate pazienza, ho bisogno di un supporto. Ok. Oppla. E quindi, come vi dicevo, a fine di questa lettura mi concentrerò su delle domande specifiche che potete già scrivere adesso e poi Valerio le selezionerà e io ovviamente mi dedicherò a voi per darvi una risposta più personalizzata possibile. Poi, come sempre, se volete dei consulti privati, vi ricordo che sul mio sito giosuestavros.it c'è la possibilità di prenotare sia i consulti di cartomanzia, ma soprattutto i consuling sciamanici e quindi quel tipo di guarigione spirituale che riesco a fare anche a distanza, dove porto la persona in profondità in ascolto di se stessa e dove si vanno a risolvere le problematiche cardine della nostra realtà ordinaria. Ma adesso concentriamoci sulla previsione della prossima settimana e quindi vediamo per il gruppo numero 1 come sarà l'andamento della prossima settimana. Vediamo ora per il gruppo numero 2 come sarà l'andamento della prossima settimana. Vediamo per il gruppo numero 3
l'andamento della prossima settimana. E per il gruppo numero 4, l'andamento della prossima settimana. Per Allora, ragazzi, ora sta a voi, come sempre, portate l'attenzione sul cuore e chiedete alle vostre guide spirituali di aiutarvi nella scelta e quindi nell'aiutarvi a scegliere uno di questi quattro gruppi per capire come sarà l'andamento della prossima settimana. Questo è il gruppo numero 1, gruppo numero 2, gruppo numero 3 e gruppo numero 4. Ok, andiamo a vedere adesso il gruppo numero 1. Abbiamo l'acqua come elemento dominante per la prossima settimana. Abbiamo il segno zodiacale dei pesci e abbiamo Saturno. Quindi, che dire? Sicuramente la prossima settimana sarà una settimana per chi ha scelto questo gruppo dove le emozioni saranno in primo piano, emozioni anche magari molto forti, molto travolgenti. I pesci rappresentano la dodicesima casa e quindi le prove della vita, e ovviamente Saturno ci fa capire che sicuramente la prossima settimana succederà qualcosa che vi metterà un po' alla prova, soprattutto da un punto di vista emotivo. È possibile che voi possiate avere anche delle reazioni forti da un punto di vista emotivo. Però avete tutte le doti necessarie per poter superare la prova che si presenterà. Questa prova può essere in ambito lavorativo, può essere in ambito sentimentale, anzi, avendo l'acqua, come elemento predominante, è molto probabile che riguardi proprio la sfera familiare o sentimentale, quindi i sentimenti in generale. Per cui può essere che accada qualcosa la prossima settimana che vi ferisca, che vi faccia star male, magari un litigio con il partner o un litigio con un figlio o con appunto un familiare, qualcosa che un po' vi mette appunto alla prova. Il consiglio è quello di fare leva su quella che è la vostra maturità interiore. Magari siete anche molto giovani, ma dentro ognuno di noi, come dico sempre, ci sono tutti gli archetipi, no? Quindi c'è l'infante, c'è il giovane, c'è l'uomo e la donna matura, c'è l'anziano e c'è l'anziana. Quindi ascoltate dentro di voi la voce del saggio per poter agire nel miglior modo possibile, in modo da poter fronteggiare questa situazione in maniera equilibrata, senza andare troppo in escandescenza, perché il rischio per chi ha scelto questo gruppo è appunto farsi un pochino troppo prendere dalla rabbia o comunque dall'emozione del momento, cosa che non porterebbe assolutamente a un risultato positivo o alla risoluzione del problema. Quindi mi raccomando, come dice un proverbio, sangue freddo, calma e sangue freddo. Vediamo adesso per chi ha scelto il gruppo numero 2 qual è l'influenza della prossima settimana. Abbiamo la terra come elemento, abbiamo il segno dei gemelli e abbiamo Plutone come pianeta. Allora, prossima settimana è legata soprattutto ai contatti, come posso dire, con degli amici, piuttosto che con dei vicini, con dei colleghi di lavoro, ma potrebbero anche essere dei contatti legati con dei fratelli o delle sorelle, quindi qualcuno che è vicino a voi, nel vostro quotidiano. La terra ci fa pensare comunque a una fertilità, anche a una stabilità, e quindi è probabile che nella vostra vita entrino delle nuove persone. Magari potreste fare delle nuove conoscenze, delle nuove amicizie, o magari potrebbe arrivare un nuovo collega di lavoro con cui potreste, diciamo, creare un bel rapporto. Per alcuni di voi, essendo Plutone un pianeta
molto forte, che rappresenta anche la sessualità, ma rappresenta anche il mistero, l'occulto. Per alcuni di voi questo incontro può essere un incontro che poi va a sfociare in un'avventura sessuale, mentre per altri questo incontro può essere un incontro con una persona molto misteriosa, una persona che vi intriga, una persona che magari si occupa proprio di cose esoteriche, di astrologia, di energie sottili, cioè quindi potrebbe nascere, magari per chi ha scelto il gruppo numero 2, una bella amicizia con una persona molto misteriosa, molto affascinante, probabilmente perché avete gli stessi interessi. Per altri, come ho già detto, questo incontro potrebbe sfociare in qualcosa di avventuroso in termini proprio di avventura sessuale, ecco. Ma niente di più, non sarà qualcosa che poi andrà a durare nel tempo, per cui c'è questa fertilità in senso generale che viene rappresentato proprio dall'elemento terra ed è una fertilità che si può manifestare nella prossima settimana in termini di amicizie, ma anche in termini di incontri con l'altro sesso o con lo stesso sesso, ovviamente a prescindere, con cui ci può essere un bellissimo scambio di energia e di passione. Vediamo adesso il gruppo numero 3 e qui abbiamo il fuoco come elemento, abbiamo la Vergine come segno zodiacale e abbiamo Nettuno come pianeta. Quindi la Vergine ci parla della sesta casa e quindi la casa più legata al lavoro quotidiano, al lavoro che viene fatto nella realtà ordinaria, il lavoro che appunto ci porta da mangiare. Il fuoco rappresenta la creatività, la trasformazione, l'evoluzione, che è un po' in contrasto con Nettuno, che come sapete è un pianeta che invece è molto legato all'elemento acqua. Quindi, per chi ha scelto questo gruppo, per chi ha scelto il gruppo numero 3, la prossima settimana ci sarà la necessità di portare dei cambiamenti nella vostra sfera professionale. È un po' come se inizierete a sentire una sorta di sofferenza all'interno dell'ambiente lavorativo, molto probabilmente perché le cose non vi vengono dette con chiarezza, perché ci sono delle cose che vi vengono un po' celate. Magari da parte dei superiori, del vostro capo o comunque delle dirigenze della vostra azienda. Per cui è un po' come se vi troverete a brancolare nel buio senza capire esattamente il modo migliore per poter agire a livello professionale in maniera produttiva e ci sarà questo sentimento dentro di voi che emergerà sempre di più di voler portare una trasformazione, un cambiamento, che non necessariamente può vuol dire desiderare cambiare lavoro, ma potrebbe anche essere desiderare cambiare il modo in cui noi ci rapportiamo all'ambiente lavorativo, il modo in cui noi diamo peso anche a quello che ci viene detto, a quello che ci viene ordinato. E senz'altro andare verso una dimensione più creativa, più ludica, più leggera potrebbe essere la soluzione ottimale per poter far fronte a questa situazione un po' nebulosa, no? Quindi non siate troppo cervellotici, non fatevi troppe domande, lasciate che questa settimana scorra tranquillamente perché sicuramente è una situazione temporanea dove appunto ci saranno un po' di problemi da un punto di vista professionale. Per alcuni di voi questi problemi potrebbero anche riguardare la salute, perché la sesta casa riguarda anche la salute, quindi magari non godrete di una salute ottimale, potreste sentirvi un po' depressi o potreste sentirvi un po' fiacchi, privi di energia, ma il fuoco, che comunque è l'elemento predominante, ci sta ad indicare che la salute c'è e che quindi è semplicemente una situazione provvisoria. E questo anche per quel che concerne la sfera professionale, quindi anche se sarà una settimana un po' di alti e bassi, comunque il fuoco ci fa ben sperare che tutto si andrà a risolvere nelle settimane successive. Andiamo adesso a vedere chi ha scelto il gruppo numero 4, abbiamo l'elemento aria, abbiamo il segno del leone e abbiamo il sole. Wow! Wow, 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 che dirvi ragazzi, per chi ha scelto questo gruppo una settimana pazzesca, perché comunque il Sole, che è il pianeta del segno del leone,
è perfettamente al suo posto. L'aria amplifica ancora di più questa energia, per cui che dire. La quinta casa rappresenta gli amori, ma anche i divertimenti, quindi ci possono essere due interpretazioni per voi. Per alcuni di voi può essere una settimana all'insegna dell'amore, della passione. E quindi vi sentirete veramente camminare a 2 metri da terra, probabilmente perché state vivendo una bellissima storia d'amore, magari avete già incontrato una persona che vi fa battere il cuore, o questa persona la potreste incontrare proprio la prossima settimana, oppure potrebbe essere anche una bellissima avventura romantica che voi potrete vivere la prossima settimana con slancio, veramente vi butterete mani e piedi in tutto questo, in tutta questa energia romantica che vi travolgerà la prossima settimana. Ma potrebbe anche riguardare non necessariamente la sfera sentimentale, ma anche i divertimenti. Quindi se avete organizzato un viaggio o avete organizzato una scampagnata, cioè qualcosa che voi fate proprio per il piacere di farlo, proprio per divertirvi, sicuramente questo evento che accadrà la prossima settimana sarà estremamente positivo, vi colmerà di energia, vi farà sentire veramente vitali, energici, super positivi. Per cui, per chi ha scelto il gruppo numero 4, una settimana veramente al top, una settimana illuminata dal sole. Intanto, Valerio, ci sono C'era delle. una delucidazione sul numero 2, sul gruppo numero 2 di Gaia, che dice: in amore sento che sta aggiungendo qualcosa. Ha scelto il gruppo di carte numero 2 e dice: sento che in amore sta aggiungendo qualcosa. A che punto è della situazione? Ok, allora beh, al punto in cui senz'altro ci deve, come posso dire, deve maturare qualcosa di più profondo, perché Plutone è il pianeta che solleva il velo dell'inconsapevolezza, è il pianeta che comunque ci porta in contatto con tutto ciò che è molto profondo, che è molto nascosto, con il nostro inconscio, ma anche con il mondo dello spirito. Quindi probabilmente questo rapporto che tu stai vivendo con questa persona può maturare, secondo il consiglio delle carte, cercando di andare più in profondità e non basandosi semplicemente sulla superficie. Sicuramente non sei una persona che rimane in superficie, ma probabile che l'altra persona invece cerchi un po' di non far vedere delle cose di sé, mentre adesso non è più il momento di giocare il ruolo no, il ruolo, di giocare il gioco delle parti, ma è il momento proprio di conoscersi in profondità, di togliere la maschera, di far vedere all'altro chi si è veramente per potersi accettare, accogliere, amare con una nuova consapevolezza. Questo mi sento di dirti. Altro. No, altro sulle stese no, se vuoi ci sono delle domande un po' più Bene, allora generali. ragazzi, adesso che abbiamo visto l'andamento per la prossima settimana, fatemi sapere magari nei commenti come vi è sembrato questo nuovo approccio, l'approccio della divinazione utilizzando proprio i pianeti, i segni zodiacali, gli elementi. Secondo me è molto utile per capire un po' il settore dominante della settimana o comunque l'energia che ci sarà la settimana a venire. Però ovviamente aspetto un vostro feedback perché io sono qui per voi, quindi mi baso anche a quello che mi direte. Vediamo adesso invece, utilizzando i tarocchi, intanto me li vado a purificare, se possiamo essere d'aiuto io e Valerio a qualcuno di voi che ha fatto una domanda specifica. Mary Violet dice molto utile davvero, io lo preferisco questo approccio. Anch'io, Mary Violet, vedi che siamo in sintonia. Gaia ti dice wow, che risposta meravigliosa, grazie infinite, le carte sono meravigliose, spero le riutilizzerai più avanti. Sì, penso che per, diciamo, la divinazione generale dell'energia della settimana preferisco anche io utilizzare questo metodo. Poi per le risposte proprio specifiche, individuali, utilizzo i tarocchi canonici. Che magari possono essere più utili.
dettagliati nello specifico della domanda. Vai Vale, che domanda hai selezionato? Allora, Franci 78. Ciao Franci 78, siamo nati lo stesso anno, se 78 sì. È il tuo anno di nascita. Se ti voleva chiedere se vedi in lei un cambio di casa e se finalmente riesce a comprarla. Beh, non dovrebbe essere un brutto periodo per comprare casa. Secondo me si compra molto bene in questo periodo, però tutto è molto relativo. Allora, vediamo. Concentrati, chiedo anche a tutte le persone che sono in ascolto di connettersi spiritualmente con me, portando l'attenzione sul cuore, per dare la risposta più giusta, più veritiera a Francesca, credo, o Francesco. Franci. Credo Francesca. Credo sia Francesca. Poi ci risponderà. Vediamo. Sì, sì, è Francesca perché vedo dalla foto se c'è un cambio di casa, se riuscirà ad acquistarla nel prossimo futuro. Sì, non subito però. Allora, la prima carta che è venuta fuori è la temperanza e questo ci fa capire che devi essere paziente, quindi non ti far prendere dalla fretta, dalla voglia di acquistare per forza, cerca la cosa più giusta per te, quindi devi essere esigente, per essere esigente devi comunque avere pazienza perché ci vuole ovviamente il suo tempo affinché la situazione ideale per te giunga nel tuo cammino. Poi abbiamo la carta dell'innamorato che ci rappresenta la scelta, quindi a un certo punto tu ti troverai a dover scegliere, magari ci saranno due proposte o anche tre proposte che ti potrebbero interessare, quindi due situazioni magari anche molto diverse tra loro ma che potrebbero interessarti entrambe, ognuna ovviamente per i suoi motivi, per le sue caratteristiche. E poi il mondo, la carta del mondo ci rappresenta il completamento, il raggiungimento dell'obiettivo. Quindi io mi sento di dirti che anche abbastanza presto, quindi in un futuro abbastanza prossimo, tu inizierai già a vedere smuoversi qualcosa. Magari vedrai una casa che ti può interessare con un prezzo che è alla tua portata e poi magari ne vedrai altri e poi in futuro farai questa scelta che ti porterà proprio a l'appagamento, alla realizzazione del sogno, quindi troverai finalmente la casa per te. Altre domande? Jenny ti chiede, avrò un cambio di ruolo secondo te nel mio lavoro? Raggiungerò il mio obiettivo dato che già mi sento in quel ruolo? Allora, se già ti senti in quel ruolo è tutto molto positivo, perché come gli sciamani insegnano bisogna prima sentirsi quello che si vuole manifestare, perché il sentire è la chiave di tutto, è la chiave di volta per manifestare il nostro futuro, quindi dobbiamo sentirci quello che vogliamo manifestare, dobbiamo essere il cambiamento, come diceva Gandhi, no? Il cambiamento che vogliamo vedere o nella nostra vita o nel mondo. Se riusciamo a fare questo siamo già a cavallo. Comunque vediamo adesso. Jenny ci ha mandato la foto, se non ricordo male, stamani o ieri, che stava leggendo il tuo libro. Ah, grazie. Prima l'ha scritto. Grazie Jenny, spero che ti piaccia. Allora vediamo se ci sarà questo cambio di ruolo nel tuo lavoro, questo cambiamento, rileggimi per favore la domanda. Mi dice, avrò un cambio di ruolo nel mio lavoro? Raggiungerò il mio obiettivo, dato che già mi sento in quel ruolo. Ok ragazzi, allora, vi chiedo, come sempre, di connettervi spiritualmente con me per dare a Jenny la risposta migliore, per vedere se riuscirà a cambiare il suo ruolo professionale e quindi ad avere il ruolo che vuole, che desidera, che considera giusto per lei.
Allora, adesso sei molto positiva, nel senso che ci sono delle energie molto positive, molto creative per te. Poi però mi dispiace dirti che potrebbe accadere qualcosa che ti farà cadere un po' la terra sotto i piedi, ma sarà una situazione proprio breve, per cui non ti fasciare la testa. Se vedi che comunque arrivano degli impedimenti o qualcosa che potrebbe in qualche modo farti pensare che questo cambiamento non avverrà, abbi fede, perché l'ultima carta è proprio la carta del Papa, e la carta del Papa ci fa quasi capire che tu sei destinata a fare questo salto, a fare questo cambiamento di ruolo. Quindi magari non sarà proprio nell'immediato, ma te comunque continua a essere produttiva, continua a essere creativa nel tuo lavoro e continua a visualizzarti, a percepirti nel ruolo che desideri raggiungere, che desideri ricoprire, e sicuramente entro breve riuscirai a. Nel tuo intento, abbi fede anche nei momenti in cui magari ci può essere qualche situazione che ti fa pensare che in realtà questa cosa si allontana da te, perché non è così, perché il Papa ci fa capire che è nel tuo destino. Vediamo un attimo se c'è un'altra carta rivelatrice. Sì, addirittura ti dico di più, è probabile che poi in un futuro tu debba fare anche una scelta. Che si presenti magari una proposta lavorativa professionale che potrebbe anche farti cambiare la percezione del tuo lavoro. Mi spiego meglio. Magari dall'esterno potrebbe giungerti una proposta lavorativa che ti potrebbe far vedere con sguardo diverso il ruolo che tu tanto ambisci al momento. Però comunque le carte sono molto positive per te. Attenzione, soltanto nel primo periodo, quando ci sarà questo momento turbolento che ti farà perdere un po' la fiducia a livello professionale e che ti farà perdere un po' la terra sotto i piedi. Ripeto, è momentaneo, per cui affrontalo in armonia, con fede. Daniela ti chiede se si trasferirà di nuovo a Sorrento perché c'è aria di trasferimento nel lavoro di suo marito. Beh, deve essere bellissima. Poi magari lei non ci vuole andare. Ci vuoi andare o non ci vuoi andare a Sorrento? Facci sapere. Perché questo influisce comunque. Se ci risponde, te lo dico, eh. Sì, intanto. Sì, Ci vuole andare? perché è un sì con 7-8 i, quindi immagino. Daniela si chiama? Daniela, sì. Allora ragazzi, vi chiedo ancora la gentilezza di connettervi portando l'attenzione sul cuore con me per dare a Daniela la risposta più veritiera, più fedele, se effettivamente si trasferirà a Sorrento per via del lavoro di suo marito. Sì. Allora, adesso sei in una situazione in cui sei in bilico, perché è un po' come se non sai effettivamente che cosa accadrà, perché è venuta la carta dell'appeso, no? E quindi questo ci fa capire che ti trovi lì, ti trovi in questa situazione che non sai quale sarà il tuo destino, non sai che cosa accadrà, e questo ovviamente ti crea una sorta di disagio. Poi abbiamo la ruota della fortuna che rappresenta il cambiamento, quindi accadrà qualcosa che effettivamente porterà un nuovo ciclo nella tua vita, ma anche nella vita della tua famiglia, quindi si concluderà un ciclo e ne inizierà uno nuovo. La carta dell'imperatrice, che è una carta della creatività, è una carta molto positiva, ci fa ad indicare, essendo per te questo
un progetto che comunque desideri, cioè un'immagine, una visione che comunque desideri manifestare, il fatto di trasferirti. Essendo l'imperatrice una carta molto positiva, ci fa capire che tutto andrà verso quello che è il tuo volere, il tuo desiderio, per cui questo trasferimento avverrà. Magari in primo periodo rimarrai sempre un po' in sospeso, non saprai esattamente nello specifico se ci sarà effettivamente questo cambiamento oppure no, ma poi ci sarà un cambiamento quasi repentino che ti farà capire che dovrai trasferirti nella tua amata Sorrento. Quanto è passato che sappiamo che Instagram No, non. guarda, sono 36 minuti. Ok, allora abbiamo tempo per altre domande. Vediamo se Valerio ce le Intanto, sì, seleziona. intanto se riesco a ritrovare Jenny, ti dice in effetti la lettura che hai fatto prima, in effetti la proposta esterna è arrivata e mi ha fatto vedere in modo diverso, ma io sono decisa nel mio intento. Ok. Mi fa piacere che le carte hanno confermato quello che già è successo. Ido 93 ti chiede come la prenderanno al lavoro se dico che voglio lasciare? Faccio bene secondo te a lasciare? Allora, queste sono due domande ben specifiche. Allora, a parte il fatto che non te ne dovrebbe fregare assolutamente niente come la prenderanno come la prenderanno, quindi chi se ne frega, io salterei decisamente questa prima domanda. L'altra domanda, vediamo, quella importante, quella che ci interessa è se fai effettivamente bene a cambiare lavoro. Ti chiedo nel frattempo se hai già avuto una proposta, se hai già qualcosa in mano o se è qualcosa che hai nella mente. Ma non hai nulla di concreto tra le mani. Questo è importante saperlo ai fini della divinazione. Come si chiama, hai detto? Idon 93. Idon 93. Allora, chiedo sempre il vostro aiuto. Credo che stia rispondendo perché intanto ti ha risposto alla prima domanda che dice va bene, ah, va bene, intendo bene. Ma sì, non facciamoci problemi inutili, come la prendono, cosa pensano e penseranno quello che devono pensare, ragazzi. Oh, Ci hanno detto che dice, c'è un solo modo per essere infelici, dover accontentare tutti. Quindi l'unica persona che dovete accontentare siete voi stessi. Allora, vediamo se fa bene a cambiare posto di lavoro, se è la scelta giusta per lui. Ok, Aidon ti dice, ho già in un altro lavoro in contemporanea più leggero che mi permetterebbe di cercare altro. Sì, adesso sei chiamato a fare questa scelta, effettivamente. Quindi, entro breve farai la tua scelta, farai la tua decisione. Attenzione agli inganni, mi spiego meglio. Potrebbe essere che il posto dove tu lavori, il posto che tu vuoi lasciare, il tuo responsabile o comunque chi ti gestisce da un punto di vista professionale, ti cerchi in qualche modo di trattenerti, attraverso delle false promesse, attraverso delle prospettive che poi in realtà non sono veritiere, ma sono semplicemente messe sul piatto affinché tu possa ripensare alla tua decisione. Mentre le carte ti stanno dicendo che invece la scelta che tu hai già fatto, perché l'hai già fatta, è la cosa più giusta per te. Quindi
Quindi, se senti nel profondo, se percepisci che non c'è un interessere pulito in quello che è la tua professionalità, il tuo ruolo professionale, se senti che comunque l'azienda vuole trattenerti soltanto per i suoi interessi, mentre non gliene frega in realtà molto di quello che è il tuo avvenire professionale, a quel punto vai dritto per la tua strada, perché comunque le carte stanno già dicendo che la tua decisione che hai già preso è quella giusta. Poi dici qualcos'altro, eh? Sei così saggio, grazie. Possiamo rispondere a qualche altra domanda? Sì, per esempio Ermanna, ci spostiamo Ciao! sull'amore Sì. e dice: riuscirò ad avere accanto una persona affine a me con le mie passioni? Bello. Vediamo, Ermanna, purifico le carte per te. E vediamo se è in arrivo per te un amore, una storia bella. Allora, ragazzi, chiedo nuovamente il vostro supporto per rispondere ad Ermanna. E per vedere se c'è nel suo prossimo futuro questo incontro con una persona che può anche avere degli interessi comuni con lei, ma soprattutto che sia una persona giusta, adatta per lei. Vediamo se è in arrivo l'amore. Che complicatezza. Allora, adesso sei in una fase di cambiamento. È riuscita anche per te la ruota della fortuna. Questa ci fa capire che comunque stai chiudendo un ciclo e ne inizierà un altro ciclo dove sentirai sempre di più forte questa esigenza, questo bisogno di avere una persona accanto. Quindi diciamo che magari finora ti sei concentrata più su altre cose. Adesso è arrivato il momento per te di avere questo desiderio, di percepire questo sentire più legato alla sfera sentimentale e sicuramente ci sarà qualcosa per te, quindi ci sarà un incontro che comunque ti riempirà di energia, ti darà entusiasmo, ti darà calore umano e quindi sarà molto positivo. Però è un po' come se con questa persona che arriverà, questa sintonia che tu stai cercando, questa sintonia anche di interessi, non sarà proprio così, perché comunque anche vivendo una storia d'amore appagante, da quel punto di vista, quindi per quel che concernono i tuoi interessi, ti sentirai sempre un pochino, sola, ma probabilmente è un percorso che devi condurre in solitaria e non insieme alla persona che comunque sarà di fianco nella tua vita, perché la carta dell'eremita, che rappresenta indubbiamente il senso di solitudine, ma rappresenta anche l'iniziando, no? Quindi colui che è alla ricerca del sapere, che è alla ricerca della conoscenza, e per fare questo percorso lo deve fare in solitaria. Quindi è molto probabile questo
incontro che tu avrai con questa persona, che non sarà subito, ci vorrà un po' del tempo, per cui prima sarai in questa situazione di quasi desiderio costante di voler incontrare questa persona, starai un po' sulle spine finché effettivamente questa persona arriverà. E sarà una persona che ti darà tantissimo, sarà molto positiva per te, potrai costruire veramente qualcosa di molto bello, ed è una persona anche che il destino ti porterà, quindi è una persona che comunque sei destinata in qualche modo a incontrare. Ma non metterti paraocchi di voler per forza affianco a te una persona che abbia i tuoi stessi interessi. Potrebbe essere una persona con interessi completamente diversi, e proprio per questo potrebbe completarti molto di più e quindi rendere il rapporto ancora più completo, più soddisfacente. Aidon ti risponde. Aidon, non lo so come. Grazie per la conferma. Sì, in realtà ho già deciso. Sapevo. Devo solo trovare il modo e il momento di parlarne. Sì. O comunque prendere coraggio con una faccina ridendo. Prendi coraggio, perché quelli sono dei volponi, eh. Quindi occhio a quello che ti proporranno per tenerti. Quindi il consiglio delle carte è: fidati del tuo sentire, del tuo intuito. Claudia chiede: a breve mi scadrà il contratto, precisamente il 16 di ottobre. Yeah. Secondo te avrò possibilità che sia rinnovata? Sono un capricorno e prima ho scelto la carta numero 2, il gruppo numero 2. E che sto ricordando? Il gruppo numero 2, se mi dai un attimo, l'ho segnato da qualche parte, me lo ricordo io. Gruppo numero 2 era Terra, Gemelli, Plutone. Ok, chiaro. Quindi, se verrà rinnovato il contratto, che gli scade il 16 ottobre, vediamo subito come andrà, se me lo rinnoveranno. Come si chiama? Claudia. Allora, ragazzi, chiedo sempre il vostro aiuto, il vostro supporto virtuale, ma che virtuale non è, perché quando si parla di energia, i limiti del tempo e dello spazio non esistono. Ed è per questo che queste dirette sono veramente magiche. Vediamo se Claudia avrà la possibilità di continuare a lavorare, quindi che il suo contratto verrà rinnovato oppure no. Allora, adesso è una situazione un po' folle a livello professionale, quindi è un po' come se mancassero i punti di riferimento. Non so cosa sia successo nella tua azienda o comunque dove lavori, ma sembra un po' che tutti stiano un po' fuori di testa, ecco, la percezione è questa. E questo ti toglie stabilità, ti toglie sicurezza. Per cui anche nel prossimo futuro continuerai ad avvertire questo senso di incertezza che c'è nell'aria, il non sapere esattamente le tue sorti, ma anche le sorti dell'azienda, mi viene da dire. La luna come ultima carta ci fa pensare che comunque l'azienda non sia in realtà messa in buone mani, sembra che non navighi in nuove acque, ma sembra piuttosto che ci siano vari problemi all'interno, soprattutto di natura economica, e quindi purtroppo mi dispiace dirti che è probabile che questo contratto non ti verrà rinnovato, perché comunque c'è questa energia un po' negativa nell'aria, proprio in tutto ciò che concerne la sfera professionale della tua azienda. Vediamo un po' per il tuo futuro professionale se arriva qualcosa di positivo.
Sì, infatti non è messa bene, ci sono problemi economici. Io intanto guardo nel tuo futuro. Tu già mettiti alla ricerca. Allora, molto chiaro, sicuramente questo contratto, sicuramente, poi non c'è niente di sicuro, anche queste stese, queste letture, prendetele con il beneficio del dubbio. Però ecco, quello che mi dicono le carte è che l'azienda non è messa in buone acque, non naviga in nuove acque, quindi probabilmente non ti rinnoveranno il contratto, ma non perché tu non sei valida da un punto di vista professionale, proprio perché non hanno purtroppo le risorse per poterti rinnovare il contratto. Quindi il consiglio delle carte è quello di dedicarti in questo momento già nell'individuare nuove realtà professionali, rimetterti nuovamente in gioco, cercare di capire se effettivamente ci può essere qualcos'altro che puoi fare, anche che magari non sia simile a quello che tu hai già fatto, Quindi recupera dentro di te quelle che sono le tue conoscenze, i tuoi skills, come si dice in inglese, cioè le tue qualità, i tuoi doni, perché sicuramente tirando fuori il tuo bagaglio che hai accumulato fino ad oggi, potresti anche rimetterti in gioco anche sotto una veste diversa. La carta del mondo ci fa capire che finalmente, passato questo periodo turbolento, che sarà lungo, quindi ci sarà questa prima fase in cui comunque il contratto non ti verrà rinnovato, una seconda fase dove ti rimetterai in gioco, magari ci saranno delle situazioni in mezzo, dei lavori momentanei, dei lavori di un breve periodo che comunque non saranno quelli definitivi, ma alla fine la carta del mondo ci fa capire che troverai il lavoro più adatto a te e sarà un lavoro molto più soddisfacente di quello che tu stai facendo attualmente. Quindi ogni prova che la vita ti porterà, prendila con lo giusto spirito, con la percezione e la sensazione che la vita ti sta conducendo esattamente nel posto più giusto per te. Perché gli eventi della nostra vita, anche se ci sembrano brutti, difficili, faticosi, sono degli spiriti che ci stanno guidando proprio dove è più giusto che noi andiamo. E quindi il mondo, il completamento, la realizzazione, il successo è comunque la carta che diciamo ultima questa divinazione. Quindi coraggio, forza, datti da fare, guardati intorno e inizia questa nuova avventura. Se vuoi, secondo me ce la facciamo con un'ultima domanda. Sì. Davide ti chiede, vorrei sapere se a breve troverò il vero amore e anche magari in che modo, come... True love, true love, true love. Canta, c'è un canto di potere. Allora, Davide, vediamo subito. Intanto ti purifico le carte, vediamo se incontrerai il vero amore. Ovviamente nella sua domanda, la sua domanda sarebbe quando troverò il vero amore, ma siccome le carte ci danno una lettura da qui a 6 mesi, magari. Esatto, quindi vediamo se entro 6 mesi incontrerai la persona giusta per te. Allora, ragazzi, ancora una volta vi chiedo il vostro aiuto preziosissimo di connettervi spiritualmente con me per rispondere a Davide e vedere se incontrerà nel suo futuro, nel suo prossimo futuro, il vero amore, la persona giusta per lui.
Allora, tu sei una persona molto quadrata, nel senso che forse anche fin troppo razionale per quel che concerne la sfera sentimentale. Il consiglio delle carte è quello di essere più istintivo e quindi non scegliere, non precluderti magari delle possibilità perché tu hai una visione di come deve essere la persona accanto a te, di come deve essere la persona al tuo fianco, perché questo purtroppo ti inganna, ti preclude molte possibilità che invece potrebbero essere estremamente stimolanti, estremamente appaganti. Quindi scrollati di dosso tutti questi schemi sociali che hai assorbito lungo la tua formazione o dall'educazione che hai ricevuto e veramente apriti alle mille possibilità che possono essere intorno a te. Il consiglio delle carte è quello di essere estremamente istintivo e quindi basarti proprio sul tuo sentire, sulla tua percezione, un po' come fanno gli animali, no? Si annusano per scegliersi e quindi anche la tua compagna o il tuo compagno te lo devi scegliere proprio a livello proprio istintivo del sentire. E se riuscirai a fare questo, assolutamente sì, la carta del sole ci sta ad indicare che troverai veramente una persona perfetta per te, una persona che porterà proprio la luce, il sole nella tua vita sentimentale e che sarà anche in grado di scardinare un po' quelli che possono essere i tuoi limiti, le tue credenze limitanti, che ti farà vedere la vita anche in maniera completamente diversa. E sarà la persona adatta a te proprio perché sarà estremamente diversa da te. Quindi il consiglio delle carte, se vuoi veramente trovare la persona perfetta per te, quindi il vero amore, liberati da tutte quelle idee, da tutti quei preconcetti che ti fanno pensare che la persona al tuo fianco debba avere questa, questo, debba essere fatta in questo modo, in questo modo, in questo modo. Via tutto questo, apriti all'energia del mondo, all'anima del mondo e accogli con il tuo istinto, con il tuo sentire quello che deve arrivare, quello più giusto per te e sicuramente sarà una storia meravigliosa. Ci sono commenti? No, non ci sono commenti. Siamo quasi un'ora online, quindi Bene. se magari vuoi ridire che fai consulti, se vogliono, Sì, adesso fai. vi salutiamo ragazzi, quindi se volete dei consulti di cartomanzia, ma anche dei consulting sciamanici, quindi se volete lavorare nello specifico su delle problematiche per andare a manifestare determinate cose, per risolvere dei problemi, dei traumi, io mi occupo di questo, lo posso fare tranquillamente via Skype con voi, perché quando si lavora a livello di energie non ci sono limiti né di spazio né di tempo. Detto questo, vi ricordo l'appuntamento. Vi ricordo, non gliel'abbiamo Non ancora gliel'abbiamo ancora detto, però detto. lunedì sera alle 9 faremo nuovamente una puntata della Tana del Bianconiglio sul canale YouTube Il Viaggio Sciamanico. E quindi seguiteci, fra un po' metteremo il promemoria dell'evento su quel canale YouTube e ci vediamo appunto lunedì. E lunedì speriamo di avere materialmente il nuovo libro Se ci perché arriva, perché uscendo. io ancora non ce l'ho come voi ragazzi, quindi a me ancora non è arrivato. Quindi se mi arriva lunedì ve lo faremo vedere in diretta. Arriva, dovrebbe arrivare se giovedì è la data di pubblicazione, lo spediranno le librerie, le spediranno subito e quindi credo Ma che già scusa, oggi venerdì. non è sabato? Sì. Domenica, lunedì, dopodomani. Ah, hai ragione! Mamma mia! È andato, ce lo siamo giocati, è andato. No, lunedì il libro non ce No, lunedì il l'abbiamo. libro non Lunedì c'è, prossimo lunedì forse sì. Ecco, quello dopo. con queste meravigliose massime di Valerio noi vi salutiamo. C'è Donatella ride Eh perché? beh, è l'età che avanza, Dona, che ci vuoi fare? Vi salutiamo, ci vediamo con il nostro appuntamento prossimo weekend, sempre per vedere l'andamento della prossima settimana e poi lunedì con la Tana del Bianconiglio su YouTube. Ciao a Ciao! tutti, ciao. Ciao!